Da partenza da subito, senza warm up level, Roma in seconda davanti a Nepri, che non è partita esattamente, così come non è partita bene Antolina Capannone. Meno uno stato il 5, già mancavano dalla griglia Chiottini e Stecca che hanno avuto problemi, a questo punto davanti Norris, Rumba in seconda, Nepri in terza che va subito all'attacco per cercare di riprendersi almeno la seconda posizione, ma Cristiano Rumba riesce a stare davanti. Davanti Marco Norris nella gara che preferisce, pista libera e poter schiacciare il più possibile. La velocità è in carica. Amatori che va a caccia di Ruba, ricordo Amatori campione italiano della divisione 1 nel 2008, vice campione proprio Ruba, quindi i due sono vicinissimi. Nuovamente a questa posizione, davanti Norris, l'attuale campione in carica del 2009. Marco Norris, vediamo subito il primo giro lanciato che cosa ci dice il crono. 46-11, niente male, adesso vedremo cosa combinerà Davide. 47-7, ma di qua in avanti, il primo giro con tutta libera. Brutta partenza di Caterpillar Negri, che ha consentito a Norris non solo di andarsene ma di allungare, avendo anche messo tra sé e Negri Rumba. Adesso Negri a pista libera, vedremo se un po' di capacità, un po' di prestazione della sua vettura, un po' di rabbia per ciò che è successo all'inizio, se riuscirà a battere anche il tempo di Norris. 46-11 al giro prima, 46-05. Vediamo la risposta di Negri. 46-9, continuiamo di più di Rosa Norris. Amatori di Roma, si sta provando. Al momento che era abbastanza facile da decifrare anche per i commissari per la direzione corsa, solo quattro vetture in testa, di cui due lontane dalle altre e due a stretto contatto, quindi tutti gli occhi sono qua sopra, sono per vedere cosa combineranno Rumba e Amatori, mentre davanti Norris 45-69, migliore ancora, 45-69 di questa finale per adesso è di Nepri, 45-690 contro 45-699. Nove centesimi più veloce di Norris, però lo vede tranquillamente scappare quando incrocia le linee. Adesso lo vede che lui è già nella zona che porta al rettilineo d'arrivo, eccolo qua Norris. Nuova migliore prestazione per Norris, la risposta di Negri. 45-22, ancora meglio. 45-22. Però tutto ciò non basta, pochi centesimi al giro non servono a colmare questo secondo, nonostante questo è quello che conta per la gara. Norris entra nell'ultima tornata, nell'ultima. Ha staccato un attimo la corrente
Norris ha continuato a girare in 45 2, in 46 e 0, quindi vedete dopo attacco questa volta. Girava Torre, Surenda, sono riuscito. Ha provato a mantenere la staccata sull'esterno. Passiamo oramai in vista della Valle da Scacchi. Il direttore di corsa sta direttamente pronto a pettolare la vittoria della campione italiana in carica, Marco Norris. Davanti ad un ottimo Negri, per i tempi fatti registrano in pista, ma autore purtroppo per noi di una pessima partenza. I due vicini, due grandi nemici che però ultimamente già della gara di Pasquetta avevano fatto vedere qualcosa di interessante e di bello, come l'abbraccio, il saluto, poi la Rupa che era in terza posizione e Amatori quarto, quindi diciamo che continuo chiaramente a chiamare i grandi nemici perché